Ciao a tutti e benvenuti in questo video che è introduttivo alla realizzazione di questo bavaglino qua, ancora un bavaglino rotondo, nonostante nell'altro alcune persone continuano a scrivermi che ci siano degli errori, ovvero quel video lì ha più di 115-120.000 visualizzazioni, adesso non me lo ricordo, e ogni 300-400 persone che realizzano il bavaglino ce n'è una che mi insulta e mi continua a dire che è sbagliato, che non viene, che non ci capisce nulla, che la spiegazione appunto è tutta sbagliata, che il bavaglino viene male, viene piccolo, non viene, ok. Quindi io ho fatto anche un breve sondaggio sulla pagina Facebook ultimamente per dire, ok, chi l'ha fatto questo bavaglino? Per cortesia mi dica qua sotto se realmente ci sono state difficoltà oppure è tutto ok. E ho avuto una valanga di conferme, nel senso, sì, ok, l'ho fatto. Il bavaglino viene carino, è tranquilla, non stare a guardare. È chiaro, ho capito anch'io, sono persone che purtroppo non riuscendo a fare determinate cose si arrabbiano e poi si arrabbiano invece che con se stesse come dovrebbero, si arrabbiano con me e va bene, in realtà ripeto, non si dovrebbero arrabbiare neanche con se stesse, no? Perché si vede che ancora non sono, diciamo, arrivate queste persone a un livello di abilità tale da poter realizzare quel bavaglino lì o comunque anche questo, quindi mettiamo le mani avanti, chi non ha saputo fare quello, mi raccomando, ancora ce n'è del tempo per poter arrivare a fare questo qua. Ecco. Con questo non voglio spaventare tutto il resto delle persone perché comunque la difficoltà è medio facile. Io anzi ho scritto medio giusto per cautelarmi un attimo. Per me la realizzazione di questo è semplice, e cioè non per me in quanto lo faccio io, per voi è semplice. Però vabbè, siccome ci sono state in precedenza queste cose, mettiamo là un medio semplice, così non andiamo incontro a ulteriori parolacce e insulti. Questa volta quindi il bavaglino è a filè, per cui se non lo sapete fare il filè, mi raccomando, esercitatevi prima sui punti dove non ci sono, su una parte di filè, che ne so, fate un quadratino, un rettangolino, quello che volete, dove non ci sono aumenti e diminuzioni, né con quadretti pieni né con quadretti vuoti, perché vedete qua c'è questa cosa da fare, cioè aumenti e diminuzioni di quadretti pieni in questo caso, anche qua, per cui se non si fa sanno fare è inutile starli a imparare qui probabilmente, cioè chi vuole può anche impararle qui queste cose, però se dopo incontra difficoltà, ecco, ci deve mettere, ecco, anche in conto di incontrare difficoltà e di dover disfare la situazione magari anche 2 o 3 volte. Sposto un attimo qui la situazione, così lo vedete tutto quanto nel suo splendore. Ok, e non è finito, nel senso che non ho ancora messo gli ornamenti perché volevo mettere qua un fiocchettino celeste perché io questo qua non lo so perché lo vedo celeste, cioè lo vedo bianco. Però, nel senso, nella mia testa io lo immagino per un bimbo, per un maschietto, chissà perché. Però vabbè, se mettete il rosa io credo, no, sia uguale. È, diciamo, rotondo, vabbè, a parte qui un pochino perché voglio dire, qui la rotondità non è che si poteva ottenere proprio precisa, perché ecco gli aumenti sono questi e già è tanto, perché vedrete poi quando arriviamo qua senza fare la rifinitura intorno vedrete che cosa tireremo fuori dopo aver fatto solamente questa parte, vi spaventerete un attimo, ecco già ve lo dico adesso, però tranquilli perché dopo quando andiamo a rifinire viene questo, quindi possiamo diciamo credo accontentarci, no? Possiamo lasciarlo così, quindi così col fiocchetto, i nastrini e tutto, oppure andarci a confezionare sotto, ovvero qua sotto qua, un altro bavaglino di stoffa che magari vi farà vedere cucina corrida. Adesso vediamo, ci organizziamo un attimo, oppure vi faccio vedere io, adesso vediamo in quale canale, dove, perché, oppure su Facebook. E quindi vi faccio sapere io comunque dove ci sarà magari quel video in cui spieghiamo come mettere, ecco, un bavaglino di stoffa magari con intorno il punto festone che abbiamo fatto comunque l'anno scorso. Noi abbiamo fatto una forma rettangolare, possiamo farla tranquillamente arrotondata con questo punto festone che sappiamo fare ricamato, eh?
Mettendoci sotto quel bagliino lì, oltre ad impreziosire questo, che cosa facciamo? Mettiamo ancora di più in risalto il filè, perché lo metteremo a contrasto, non ce lo metteremo bianco, è chiaro, lo andremo a mettere o azzurro o rosa, ok? E quindi no, verrà più in rilievo, perché ecco, se noi ci andiamo a mettere il bianco, ragazzi, non vediamo neanche il cuoricino, quindi non fate questo errore, andare a mettere il bianco sotto al filè, perché, perché lo confondiamo, a meno che il filè non sia rosso, allora ok. Perfetto, quindi dicevo, mettendoci quel baglino, lui lo andiamo a impreziosire, in più lo potete utilizzare anche per la pappa, perché vabbè, qui è bucato, se andate a dare da mangiare al bimbo con questo, la funzione bavaglino per la pappa viene meno, perché si va a imbrattare, no? Il vestitino che ha sotto. Quindi, però, io ripeto, queste cose qua non sono tanto funzionali e fatti, ecco, non funzionali, fatti in funzione di una cosa tipo la pappa oppure quell'altro, che ne so, anche quell'altro. Mi hanno detto è piccolo, che ci faccio? Cioè, che ci fai? È un bavaglino per un bimbo 0-3 mesi. Questo è per 3-6 mesi, è un bavaglino, diciamo, un pochino prezioso per regalare a un battesimo, a una nascita, ok? Quindi un po' carino da mettere a questo bimbetto quando esce, no? In un'occasione un po' particolare, che ne so, cioè io non ci darei qua sopra a mangiare la minestra, le robe che si danno ai bimbi, che ne so, le minestre, cose così, a un bimbo qua sopra che fa un disastro. Però la gente, è chiaro, ognuno fa quello che vuole, quindi se vuole imbrattare questo bavaglino a pranzo e a cena, puoi andarla a lavare, a togliere i nastri di raso, fare, beh, può fare tutto, che per carità, però non nasce, ecco, per una funzione, diciamo, pratica. È più per una funzione estetica che non per una funzione pratica. Allora, come procediamo questa volta? Allora, lo potete seguire con me qua, oppure andarvi a prendere lo schema, questo qua, qui, ok? Nel mio shop Etsy. Dove, che c'è? Non questo foglietto qua piccolino che io ho fatto per tenerlo qua e per guardarlo mentre stiamo a lavorare. C'è la spiegazione completa, cioè praticamente la prima pagina dove c'è tutto cosa bisogna procurarsi, le misure, la taglia, tutte queste cose, le maglie da utilizzare, maglia bassa, bassissima, catenelle, maglie alte doppie, eccetera, eccetera. Archetti, tutto come si fa. Poi c'è lo schema su un foglio A4, quindi è grande, non è piccolino così, dove voi potete tranquillamente con la matita, con la penna, con quello che volete, perché una volta scaricato ve lo potete fotocopiare tutte le volte che volete, quindi andate con la penna magari a dire linea 1 fatta, 2 fatta, 3 fatta, lo cancellate, lo distruggete, ve lo perdete, tanto poi ce l'avete dove l'avete scaricato e quindi potete tranquillamente rifotocopiarlo, oppure lo guardate sul device nel quale non lo avete scaricato. Quello che non potete fare è ricaricarlo sul web, solite storie, perché è chiaro, avete comprato una cosa che è per voi, non la potete ricommercializzare né riprodurre in alcun modo. Quindi c'è tutto, c'è oltre a quello che vi dicevo, le spiegazioni delle cose un pochino più particolari, in questo caso aumenti e diminuzioni. Aumenti di che cosa? Di gruppi di maglie, perché si tratta, vedete, questa volta di aumentare con i quadretti pieni all'inizio e alla fine della riga, e le diminuzioni all'inizio e alla fine della riga di gruppi di maglie su questa spiegazione. Le diminuzioni di quadretti vuoti non ci sono spiegate, neanche gli aumenti, perché in questo caso non bisogna farle, quindi per non fare confusione io in quello schema lì non ce le ho scritte, né ne parleremo durante l'esecuzione di questo bavaglino. Quindi io oggi non devo dirvi, ah sì, vi dico che cosa vi procurate, chiaro, cosa? Uncinetto numero 1, piccolino mi direte, no, non è piccolino, è giusto, è numero 1. E filato di cotone numero 16. Per ora ci salutiamo, spero che questo nuovo progetto vi piaccia e che possiamo passare insieme quindi questo periodo estivo con una lavorazione, diciamo, leggera, così un pochino tranquilla.